Signori e signori, era un fantastico 5 del centesimi delfino. 5 lire, perdono. Il migliore per passare il metal detector è quello di farlo ondeggiare a qualche centimetro da terra. Ora mi sta rilevando la telecamera del Nevissano. Farlo ondeggiare in questa maniera. Non bisogna andare troppo veloci, sennò perdete evidenti spazi di terreno. Lentamente. Lentamente. In caso di un beep si può andare a controllare. E se il beep persiste, scavate una bella buca. Ci sono unità di misura differenti per comprendere se una ferraglia è minore di un'altra ferraglia? Quasi tutti i metal detector acquistabili su internet hanno dei discriminatori di metalli. E quindi ti dicono a grandi linee se si tratta di metalli nobili, argento e oro, mai visto il secondo, di metalli meno nobili come il rame o di metalli inutili come l'alluminio o il fottuto acciaio arrugginito. Mi raccomando, per tutti quelli che fossero intenzionati ad andare nei campi a fare buche, tampe, coprite le vostre tampe una volta che avete scavato, se no qualcuno si intruppa e si scatapunza per terra. Ecco, un chiodo. Wow! Antico. Ma blodio, fa un chiodo, cazzo!